Cari concittadini, purtroppo ci ritroviamo a dover parlare di Covid e il Covid è arrivato anche tra noi, tra i nostri cittadini. Innanzitutto voglio dire che ad oggi e stasera ci stanno 5 persone che risultano essere positive al Covid. Queste 5 persone per fortuna stanno allo stato attuale tutti abbastanza bene. Sale a 5 il numero di contagiati nel comune di Serre. A farlo sapere attraverso una diretta Facebook il primo cittadino Franco Mennella. Comunichiamo alla cittadinanza che purtroppo altre 4 persone residenti a Serre sono risultate positive al tampone Covid-19. Si sta procedendo a ricostruire la catena di contatti e movimenti delle persone nei giorni scorsi. I cittadini al momento sono in isolamento domiciliare. Di queste 5 persone solo un paio hanno dei sintomi un poco non marcati, però hanno dei sintomi. Le 3 invece non hanno sintomi marcati. Invitiamo tutti a mantenere la calma e non a creare allarmismi, ci tiene a precisare il sindaco Mennella. Dobbiamo stare quanto più è possibile, purtroppo, distanziati gli uni dagli altri. Dobbiamo, questo è un consiglio che do, cercare di evitare di uscire se non per il necessario, quindi chi va al lavoro, chi deve fare acquisti, non stiamo chiudendo nessuna attività, non stiamo chiudendo nulla, però vogliamo consigliare a tutti i cittadini di Serre di evitare di uscire, se non per lo stretto necessario. Si può uscire per andare a prendere un caffè al bar, però il caffè al bar lo andiamo a prendere e poi ci ritiriamo a casa. Noi dobbiamo stare almeno 15 giorni, 15 giorni, dobbiamo cercare di isolarci perché con 5 casi, in effetti, Serra è diventato un focolaio. È inutile prenderci in giro. Di questi 5 casi, 3 casi sono collegati tra di loro per motivi di lavoro, quindi queste 3 persone sono state colpite dal virus sul luogo di lavoro. Quindi non stiamo parlando di persone che incautamente, tornando dalle vacanze, ma purtroppo l'hanno preso questo maledetto virus, l'hanno preso sul posto di lavoro, andando a lavorare. Si raccomanda ora più che mai l'uso della mascherina che ricordiamo deve coprire naso e bocca e invitiamo tutti a rispettare il distanziamento sociale e a non creare assembramenti. Mi accingo poi la scriveremo domani mattina, adesso dobbiamo continuare appunto a costruire i rapporti, però sarà un'ordinanza che innanzitutto imporrà per 24 ore la mascherina, quindi 24 ore chiunque esce da casa deve indossare sempre e comunque in ogni circostanza la mascherina. Poi questa ordinanza conterrà il divieto di assembramento, in ogni caso quindi feste, karaoke, qualunque forma di riunione, anche in case private saranno vietate.